oltre che in streaming e in FM. E per cosa? Perché adesso apriamo un collegamento con Porto Recanati e con il consigliere di Centro Destra Unito, Angelica Sabatini, che poi avete avuto modo di conoscerla anche nella sua funzione di amministratore, era assessore al bilancio e anche agli eventi, diciamo così, portoreganatesi. Mi ricordo che eri sempre presente. Buonasera intanto, Angelica Sabatini. Buonasera Stelio e buonasera ai gentili ascoltatori. Eri anche al turismo, mi sembra, no? Turismo e cultura, sì. Turismo e cultura, cioè c'avevi mezzo comune fra le mani. Avevo parecchio da fare, sì. Va bene, allora abbiamo chiamato perché vorrei con Angelica Sabatini trattare alcuni argomenti che il gruppo Centro Destra Unito, che è composto anche dall'altra consigliera Rosalbo Baldi, hanno presentato una serie di interrogazioni e una cioè delle interrogazioni, una è stata discussa in Consiglio Comunale, l'altra sarà discussa anche il prossimo 8 aprile quando si tornerà a riunirsi. E abbiamo quello dell'arretramento della linea ferroviaria, abbiamo quella ultima poi che è interessante sull'occupazione del suolo pubblico e poi vedremo perché è interessante, e quella sull'autovelox, cioè è una lunga interrogazione in cui si parla di viabilità, di rendere sicure delle strade. E non so da dove possiamo partire, facciamo un accenno un po' radiovero, giusto per rimanere in casa. Io ho sentito che la parte del dibattito purtroppo si sapeva come fosse andata, come sarebbe andata a finire, così poi è stato, quindi non c'è stato nessun ripensamento da parte dell'amministrazione. Beh sì, lì insomma siamo andati con un'interrogazione che non era solo del Centrodestra Unito, ma era di tutte le maggioranze, di tutte le minoranze insieme. Sì, è vero, è vero. E proprio perché insomma l'argomento ci sembrava particolarmente interessante, anche perché appunto si parlava di un servizio. E l'interrogazione è stata discussa in Consiglio Comunale e ovviamente, come ci aspettavamo, insomma è stata motivata la risposta in maniera non sufficiente per quanto ci riguardava. E in buona sostanza la maggioranza è stata ferma nelle posizioni che aveva assunto, per cui come ormai è noto, insomma, la diretta radiofonica non c'è con Radio R, ma non c'è neanche con nessun'altra radio. Il punto di partenza insomma è stato proprio anche nel momento della relazione, è stata relazionata dal consigliere Quercetti, che insomma il presupposto per il quale era ormai superata la diretta radiofonica, in quanto l'impianto in dotazione alla sala consigliare è un impianto che permette di trasmettere il Consiglio Comunale comunque su YouTube, comunque su tutti i nuovi strumenti tecnologici, e quindi insomma posto il fatto che la diretta fosse una cosa superata, insomma hanno deciso di andare avanti in questo modo. Noi ovviamente abbiamo ribattuto e siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni, anche perché nel momento in cui è stato relazionato, proprio come, diciamo, come cappello a tutta la risposta, c'è stato proprio che il cittadino possa seguire il Consiglio Comunale purché sia collegata di internet. Ecco, quindi questo è stato un po' il cappello all'interrogazione, e quindi di conseguenza insomma si escludono tutti coloro che per qualche motivo, o solamente magari per scelta, insomma non abbiano il collegamento ad internet. Poi assolutamente condividiamo la modernità e la funzionalità del nuovo impianto, la condividiamo tanto che insomma l'avevamo messo noi come amministrazione precedente, sia come impegno di spesa che come installazione, però insomma ecco questo è il cerchio che si è chiuso in questo modo. Non è stata presa in considerazione neanche quella autotassazione che era stata proposta nel caso appunto in cui l'unico motivo fosse risultato quello economico. Avevamo pensato che con questo espediente insomma almeno al motivo economico si potesse porre un rimedio, e a questa idea non è stato dato nessun seguito, e quindi ecco la maggioranza ha proseguito nella linea che era ormai nota insomma. Sì. E è stata discussa nell'ultimo consiglio comunale. Ora nel prossimo consiglio ce ne andrà un'altra,
e quella che abbiamo presentato, insomma, viene discussa nel Consiglio Comunale dell'8 di aprile e riguarda la sicurezza delle strade, perché soprattutto è inerente all'apposizione di un autovelox che era stato è stata deliberata, decisa, insomma, dall'amministrazione precedente, finanziato con la quinta destinazione dell'avanzo d'amministrazione di quel rendiconto del 2019, se non vado errata, e però ancora di questo velox, insomma, non abbiamo contezza. Noi sapevamo che era in corso la pratica autorizzatoria presso la prefettura, perché quella è necessaria affinché l'installazione dell'autovelox possa essere effettiva, però ecco, ormai sono passati un numero, diciamo, ampiamente sufficiente di mesi e di questo autovelox non se ne parla. Questo era quello che era previsto fosse installato al Vibio Regina, quindi, diciamo, nel tratto di strada al confine con Potenza Picena, quindi, diciamo, passato quello che era lo stabile dell'Hotel Regina, perché sappiamo, tutti sanno, insomma, che è un punto di strada estremamente pericoloso, alta velocità e soprattutto l'incidenza di strisce pedonali che nel periodo estivo consentono l'attraversamento dal centro abitato verso la spiaggia. E Ecco, comunque, al di là di. la spesa prevista era, dicevi, di 61.000. Allora, sì, erano 50.000 euro più IVA, e sì, 50.000 euro più IVA erano stati destinati appunto in seno alla quinta destinazione dell'avanzo amministrazione. E l'avevamo, anche perché lì era stato fatto un progetto di intubazione del fosso e quindi era stato creato un passaggio, diciamo, pedonale che però doveva avere anche la conseguente messa in sicurezza della strada, ecco. Ma uno degli ultimi incidenti, insomma, vide la morte di due giovani, insomma, no? A bordo della loro auto, insomma. E quindi, ecco, è un tratto di strada, ma non c'è solo quello, c'è anche lo stradone della Sorbelli, c'è la parte comunque di Scossicci sul tratto del Brigantino. Abbiamo individuato la necessità, così come hanno fatto già a Potenza Picena e a Porto Potenza, di mettere le telecamere sui semafori della strada statale 16, che adesso ci si possono mettere, nel senso che l'impianto semaforico è di nuova generazione e quindi consente l'inserimento delle videocamere. E era stato l'impianto adottato e finanziato con la precedente amministrazione, quindi oggi ci sono i presupposti per inserire queste videocamere che appunto consentano di sanzionare coloro che proprio per l'alta velocità poi non rispettano il semaforo rosso, insomma, ecco. E ci sembra sicuramente, insomma, un'interrogazione molto, molto utile. Cioè, mi piace, insomma, sottolineare il fatto che le interrogazioni sono un po' il frutto, diciamo, la sintesi di quelli che sono gli incontri in seno al gruppo, alla coalizione politica, quindi con il supporto e l'apporto dei vari gruppi politici che compongono il centrodestra, ma anche e soprattutto una serie di osservazioni che ci pervengono dai cittadini, da coloro, insomma, che ci hanno sostenuto, o comunque anche da chi non ci ha sostenuto. E sono delle evidenze che vengono, diciamo così, dal basso e che si traducono poi in interrogazioni per essere, diciamo così, anche un po' un ausilio all'amministrazione, no? Un modo per suggerire alcuni interventi o avere chiarimenti rispetto ad altri che magari non sono passati così chiaramente verso la cittadinanza, ecco. Senta, Angelica Sabatini, la questione dell'autovelox, per fare un piccolo passo indietro, voi l'apparecchiatura era già stata acquistata ed è già in deposito presso la sede della Polizia Municipale. Questo è quello che comunque chiediamo anche all'interno delle interrogazioni, perché noi non è che andiamo
però, magazzini insomma del comune. Dopodiché anche si sapeva che anche l'ANAS aveva dato l'autorizzazione per i lavori di installazione dell'autovelox, mancava il via libera della prefettura. Esatto, la procedura della prefettura. Perché è così complessa questa la prefettura? Questo ripeto, noi abbiamo, quando è finito il nostro mandato, eravamo con queste indicazioni, quindi con l'attesa del nulla osta da parte della prefettura, ora chiediamo proprio a che punto è questo iter. Ho capito. Invece le telecamere, le quella rientrava già in un progetto deliberato e finanziato? Allora no. Il progetto deliberato e finanziato è stato quello che ha rinnovato l'impianto semaforico, sì, che era vecchissimo, aveva delle schede elettriche molto molto vecchie, addirittura facevamo sempre una gran fatica a trovare i pezzi di ricambio. Quindi è stato installato il nuovo impianto semaforico che può quindi permettere l'allaccio della videocamera. Ho capito. Collegamento. Sì, ho capito. Benissimo, vediamo allora di proseguire, perché sulla questione della viabilità voi avete detto che è tutto anche una questione di scelta, no? Quello che è nella cifra degli avanzi di amministrazione si potrebbe appunto decidere di come destinarli o di come poterli localizzare. Sta di fatto che quello sulla viabilità per voi è un argomento primario per la sicurezza delle strade. Sicuramente sì, ma cioè, diciamo che per ogni amministrazione dovrebbe essere, no, un punto assolutamente fermo e un obiettivo da raggiungere, no, in tutti i tratti stradali che possono risultare pericolosi all'interno di una cittadina, insomma di un territorio comunale. Quindi sì, voglio dire, vediamo che anche in molti altri comuni vicino a noi si stanno spendendo in termini magari di rotatorie piuttosto che di, appunto, di videosorveglianza. Quindi sì, assolutamente è un tema che c'è molto caro e è un tema che, come dicevo poco fa, è sentito proprio dalla cittadinanza e quindi questa è proprio un'interrogazione frutto del confronto con alcuni nostri cittadini e quindi poi condiviso anche in seno al gruppo consigliare d'appartenenza. Ho capito. Passiamo ad ora a un'altra interrogazione che è quella sull'arretramento della ferrovia, della linea ferroviaria. Perché? Che cosa è successo? È legata alla sicurezza della costa? Allora, quel tipo di interrogazione è proprio un'interrogazione informativa in tutti i sensi, nel senso che noi abbiamo saputo di questo progetto dell'arretramento delle ferrovie dalla stampa, dagli organi di stampa e non avevamo invece contezza da parte della nostra amministrazione se avesse partecipato o meno a degli incontri, se avesse avuto una sorta di progettualità da analizzare, una presa di posizione, insomma qualche cosa di un pochino più calato sulla nostra territorialità. E non avendo contezza di questo, non avendola noi come consiglieri, ma tantomeno i cittadini, abbiamo deciso appunto di portare avanti questa interrogazione perché l'arretramento della ferrovia sicuramente riguarda anche Porto Recanati, e per sapere a che punto sono i lavori, diciamo così, le decisioni, la fase progettuale e quanto la nostra amministrazione è stata coinvolta e è coinvolta in questo. Siccome abbiamo saputo dagli organi di stampa che degli incontri sono già si sono svolti addirittura a dicembre, insomma, abbiamo avuto nel frattempo, se non erro, un paio di consigli comunali. Crediamo opportuno che queste tipologie di informazioni, anche solo a livello informativo, anche solo a livello comunicativo, possano essere rese alla cittadinanza.
Ho capito. Sì, in modo che ci sia anche una forma di, come si dice, no, gergo politico, di condivisione, di confronto. Beh, sì, sicuramente una forma di condivisione, una forma di confronto. Poi capiamo bene che sono delle progettualità che spesso, insomma, sono anche più grandi in senso territoriale della competenza di un'amministrazione comunale, no? Ci rendiamo benissimo conto di questo. Però crediamo altrettanto opportuno che nasca da una, almeno da una informativa, ecco, almeno da una informativa, perché non ci sembra tanto così tanto bello che a sapere di riunioni o di momenti di incontro o di momenti di valutazione noi lo possiamo sapere da quello che scrive il sindaco di Potenza Picena piuttosto che il sindaco di Civitanova. Ci sembra corretto doverlo sapere dal nostro sindaco, insomma. Senta, prima di partire, di passare alla TOSAP, alla tassa sull'occupazione del suolo pubblico, mi può togliere una soddisfazione? Noi vediamo che dal comune di Porto Le Grandi arriva via email la rassegna stampa. A voi ve la consegna in cartaceo? No, per mail. No, sempre per mail. No, la rassegna stampa è sempre molto puntuale e arriva sempre per mail. A posto. Volevo sapere, vedo che quando arriva la rassegna stampa vengono inviate, diciamo così, le foto degli articoli pubblicati o gli articoli dei siti o le foto dei giornali. O le ecco. Quindi si suppone che il comune acquisti dei quotidiani locali. Allora, da quello che abbiamo visto negli atti, c'è sia un acquisto dei quotidiani, come è sempre avvenuto, mi sembra che, adesso la spesa non me la ricordo precisamente, ma dovrebbero essere sui 72 euro al mese, ma vado così proprio a memoria, insomma, di qualche anno fa. E l'acquisto dei quotidiani credo che sia comunque rimasto. E poi c'è l'abbonamento online dei giornali, sia del Resto del Carlino che del Corriere Adriatico. Non so se anche per quelli che già sono online vale la stessa cosa, comunque c'è una sorta di abbonamento che garantisce la possibilità di scaricare in PDF l'articolo di giornale. Non ho capito, quindi comunque dei giornali cartacei vengono acquistati? Beh, credo di sì, adesso oggettivamente io non ho avuto più modo di andare in comune, quindi fisicamente dalla segna stampa che arriva sembrano più fogli di giornali che non quelli online. No, diciamo che da un po', da qualche mese a questa parte la rassegna stampa arriva con dei PDF. Adesso non so come arriva a lei, se gli arriva, però a noi arriva. Sì, sì, no, dicevo, però all'interno del PDF c'è una serie di articoli che sono usciti su Porto Le Grandi e c'è proprio la pagina del giornale fotografata dove c'è l'articolo, quindi suppone che quella non sia una pagina di un giornale acquistato online, ma un giornale acquistato in cartaceo. E poi adesso, allora, io ritagliato sicuramente nella rassegna stampa. Allora, questo che lei dice con i ritagli avveniva fino a qualche mese fa, adesso ultimamente non è un ritaglio di giornale, ma è proprio un estratto, diciamo, un estratto del giornale online, cioè, quindi il Resto del Carlino, il Corriere Adriatico, che vede nel file della rassegna stampa è quello che trova nella pagina online dei rispettivi giornali, questo sì, glielo posso assicurare. Ho capito. Allora parliamo di questa tassa, perché dal 31 finisce lo stato di emergenza, quindi, come è avvenuto qui a Recanati, c'è stata comunicazione che si ritorna allo stato ante, cioè prima del scoppio della pandemia, in cui chi voleva occupare il suolo pubblico doveva farlo pagando una tariffa. Inoltre, chi aveva un progetto deve rientrare in quell'originario progetto di metratura, chi nel frattempo ha aperto un'attività deve fare un progetto nuovo e presentarlo, farlo convalidare, no? Però per alcune tipologie di esercizi
inseriti in alcune aree, io parlo per i Recanati, della città, tipo Piazza Leopardi, non si possono superare certi spazi e metrature. Detto questo, si paga dappertutto, cioè si paga l'occupazione del suolo pubblico. Penso che anche a Porto Recanati, città turistica, dove i tavoli all'aperto abbondano soprattutto d'estate, si ritornerà a far pagare tutti i commercianti, gli operatori, la tassa sull'occupazione. Voi che cosa proponete? Allora, quello che in prima battuta chiediamo com'è la situazione, nel senso, quindi chiediamo un aggiornamento, perché il 31 di marzo è stato pochi giorni fa e noi oggi insomma non sappiamo se questa tassa occupazione suolo pubblico viene ripristinata così come la legge lo prevede, o se viene invece, diciamo così, ancora resa gratuita con un'operazione in seno al bilancio comunale, come hanno fatto comuni come Ancona o come Ascoli, insomma. Quindi questa è la prima cosa che chiediamo. E anche sul discorso dell'ampiezza della capacità di occupazione, perché chiamiamola in epoca pandemica, per garantire che si continuasse ad avere lo stesso numero di clienti possibili da servire contemporaneamente, quindi lo stesso numero di tavoli, eccetera, si era dato una maggiore ampiezza delle concessioni esistenti, quasi il doppio in alcuni casi, che hanno quindi garantito la possibilità di continuare a lavorare in maniera buona, discreta, le attività che avevano visto fino a quel momento una chiusura totale, insomma, quindi venivamo da un lockdown piuttosto severo, per cui questo c'era sembrato la decisione giusta, ma che poi non è che è stata una decisione dell'amministrazione in sé, quanto del governo centrale, che proprio quando aveva stabilito il famoso fondone andava a ristoro di questi mancati contributi, di tributi versati, e quindi insomma si faceva, diciamo così, pari e batta. Ora la scontistica prevista, o addirittura la gratuità che si vorrà prevedere, dovrà avere risorse di bilancio pronte a sanare questo gap, a sanare questa mancanza di contribuzione. E chiediamo appunto all'amministrazione quale scelta voglia fare, se andare nella direzione di continuare ad aiutare le realtà produttive di Porto Recanati, che sicuramente non è che con il 31 marzo è scaduto, no, una sorta di tempo che prima si faceva fatica e poi dopo siamo diventati tutti, dal 1 aprile tutto sanato, assolutamente no, ancora le attività arrancano un pochino, e quindi capire in che modo l'amministrazione voglia o abbia pensato di andare incontro a queste situazioni. Non dimentichiamo che il bilancio previsionale dell'amministrazione Michelini deve essere ancora approvato, quindi magari questa potrebbe essere un'interrogazione che invita anche a riflettere prima dell'approvazione del bilancio previsionale. Quindi voi comunque siete del orientamento che, visto che per durare anche della crisi economica che non viene a cessare con la cessazione dello stato di emergenza, che si venga incontro agli operatori? Beh sì, in qualche modo, insomma, che si trovi un punto di incontro con loro, ecco. Certo. Assolutamente sì. Certo. Che non sia una cosa talmente tanto netta, perché netto, ad essere così netti ci pensa già il governo centrale, e non è, nelle piccole realtà le cose sono assolutamente diverse, piccole o medie realtà, voglio dire, no? Quindi le attività produttive un po' tutte ancora sono nella fase di arranco, nella fase un pochino più critica, che si debbono un po' riprendere. È vero che poi insomma nelle stagioni passate si è lavorato e hanno lavorato anche molto bene. Però è altrettanto vero che i costi delle utenze, i costi delle materie prime, appunto. Sono tutti lievitati in maniera importante, insomma, ecco. Quindi si prospetta una bella stagione, ce lo auguriamo tutti. Domenica è stata una giornata molto molto buona sotto il punto di vista
dell'attrattiva porto-recanatese, no? Quindi c'era parecchia gente, è stata una bella domenica di primavera, quella di ieri, insomma, che ha visto parecchia partecipazione e di conseguenza immagino anche un buon giro di lavoro per le attività del luogo. Hanno aperto i primi balneari, però ecco, credo che insomma i costi sono talmente tanto aumentati che ci vuole anche un aiuto un pochino più incisivo, diciamo. Certo. Anche perché poi ci sono i costi dell'energia che servono, che sono, certo, che sono molto oggi pesanti, poco concilianti con quello che è l'attività precedente, cioè in cui magari un piano di ricavo ce l'avevi, di guadagno, e che questo si viene a sottigliare con l'aumento delle bollette. Ma certo, che poi noi adesso ci siamo, diciamo, concentrati sul discorso dell'occupazione di suolo pubblico, però è importante, quindi, per Porto Recanati, certo, e quindi sul discorso dell'attività produttiva non è che per le famiglie vada poi tanto meglio, insomma, appunto, quindi, anche certo, quindi, certo, però è pur vero che dietro a queste attività produttive locali c'è una serie di indotto, ci sono per prime le famiglie Porto Recanatesi che sono i titolari di questa attività, ma anche un indotto importante che queste creano a soddisfare i bisogni di altrettante famiglie porto-recanatesi. Ci sono tantissimi ragazzi che poi vanno a fare, insomma, la stagione presso queste attività, quindi è un po' anche un aiuto indiretto che si va a dare anche alle famiglie, con l'aggiunta della possibilità del lavoro, che quindi è anche assolutamente un aiuto, il miglior aiuto che si può dare, cioè, quindi non il sovvenzionamento così nudo e crudo, ma proprio la possibilità di lavoro e la possibilità di alleggerire per un determinato periodo dell'anno anche i budget delle famiglie, che non è che non, certo, è che sono floridissimi, insomma, appunto, ecco, non immaginiamo. lo sappiamo purtroppo, Benissimo Sabatini, la ringrazio, è stato molto gentile, abbiamo parlato un po' di tutto, e abbastanza di argomenti, argomenti sempre interessanti, dall'autovelox alle ferrovie alla TOSAP, benissimo. Beh, crediamo che sia il miglior modo di fare opposizione, cioè che sia questo il miglior modo di fare opposizione, una critica quando c'è diciamo da rilevare qualcosa, un aiuto e un suggerimento, e queste vogliono essere le interrogazioni che presentiamo, e poi ovviamente ci aspettiamo delle risposte che siano sempre abbastanza soddisfacenti e che non siano date così giusto perché a 30 giorni bisogna darle, quindi delle risposte che abbiano poi un senso e una riconducibilità reale su quello che poi sono le decisioni che il governo prende. Buon lavoro e a presto allora. Grazie Tuvaldi. Ci vediamo. Grazie a lei e buonasera agli ascoltatori. Buona serata, ci vediamo.